fare una domanda all'avvocato Fabio Repici. Il sottotitolo del nostro convegno, avvocato, è 28 anni senza Giovanni Falcone, 28 anni di menti raffinatissime. Abbiamo detto nell'introduzione in che termini abbiamo dei dubbi sull'esistenza di queste entità che usino il carcere come un centro di potere occulto. E abbiamo anche detto che ci sono stati nel corso degli anni, a partire dal 2002 in poi, delle operazioni, operazione Farfalla, l'operazione Rientro, l'operazione legata alla vicenda del detenuto Flami e poi nel 2010 questa convenzione. Ecco, le chiederei se ci può raccontare chi furono i protagonisti di queste vicende per quanto riguarda il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e per quanto riguarda invece il Servizio di Sicurezza. Quali legami c'erano tra di loro anche a titolo personale? Che caratteristiche ebbero queste operazioni che condussero anche alla luce di quelle che sono state poi le conclusioni raggiunte dal COPASIR e dalla Commissione parlamentare antimafia, quali mafiosi furono attenzionati in esito a queste operazioni, con che scopi e soprattutto con che risultati? Il microfono, avvocato, per cortesia. Sì, riattivato. Buonasera a tutti e grazie. Spero mi sentiate. Il carcere come luogo di manovre occulte del potere è una cosa un po' che riguarda l'ontologia. Il carcere è un luogo occulto in sé, non è luogo accessibile liberamente in società, è un luogo di restrizione, è un luogo quindi di contatti ristretti, è un luogo di contatti riservati, è un luogo che è stato anche di contatti occulti. La storia delle relazioni fra l'amministrazione penitenziaria e i servizi di sicurezza è una storia che possiamo sinteticamente dividere in tre fasi. La prima è la fase totalmente occulta. La seconda è una fase che potremmo definire semi-occulta. E la terza, a partire dal 2010, potremmo definirla come una fase apparentemente, ma solo apparentemente, non occulta. In realtà, massimo comune divisore della storia carceraria è la occultezza nelle dinamiche relazionali con gli apparati di sicurezza. Lo dice la storia, ne faceva accenno Giovanni Spinosa poco fa, in pieno sequestro Moro furono attivi dei collegamenti dentro le carceri, fra il carcere di San Vittore, esponenti della polizia, esponenti della politica e il carcere di Cuneo e i servizi di sicurezza per agevolare dei trasferimenti, in particolare uno di Tommaso Buscetta dal carcere di Cuneo al carcere di Torino per il tramite delle indicazioni ricevute da un criminale di area milanese, Bossi, con l'intervento anche di un cappellano, il capo dei cappellani in quel momento a San Vittore, Cesare Curioni, che poi divenne famoso perché nel 1993, fuori da ogni previsione della legge, nell'estate o pre-estate della trattativa sul 41 bis fu illegittimamente incaricato di individuare i vertici dell'amministrazione penitenziaria. La stessa cosa avvenne in modo del tutto occulto durante un altro famoso sequestro, questo finito in modo meno nefasto del sequestro di Aldo Moro, e cioè il sequestro Cirillo, l'assessore all'urbanistica a lavori pubblici forse della Campania, sequestrato dalle DR di Giovanni Senzani, che era un'altra accolita criminale
la cui diciamo ambiguità era la cifra caratteristica, e durante il sequestro Cirillo si arrivò a esponenti di vertice, cioè del SISMI, che fecero accesso al carcere di Ascoli Piceno per intavolare una trattativa con il capo camorrista Raffaele Cutolo, che peraltro in quel periodo condivideva la cella con altro personaggio di cui ha parlato Giovanni Spinosa, cioè Marco Medda, un altro che troveremo coinvolto nelle vicende della Uno Bianca e in particolar modo in uno dei processi più importanti riguardanti anche la famosa strage del Pilastro, dalla quale fu alla fine assolto grazie all'intervento salvifico per lui della pseudo collaborazione con la giustizia dei fratelli Savi nelle ultime settimane del 1994. Durante il sequestro Cirillo, quindi, i servizi di sicurezza, in questo caso il SISMI, entrano al carcere e trattano con Cutolo, ma trattano con Cutolo alla presenza di un altro esponente che era il capo di un servizio che era pure, diciamo, occulto giuridicamente, nel senso che non esisteva nell'ordinamento dello Stato, ma forse contava più del SISMI e del SISDE messi assieme, è chiamato noto servizio o anello, e il suo capo, Adalberto Titta, entrò insieme al colonnello Belmonte al carcere di Ascoli Piceno a conferire con Cutolo. Alla fine effettivamente il sequestro Cirillo per fortuna si risolse senza la uccisione della vittima del sequestro. La fase del tutto occulta delle dinamiche relazionali dentro le carceri arriva più o meno agli anni 2003-2004, ma per decenni accade esattamente quello che ha detto Giovanni Spinosa. Ci sono vere e proprie alleanze criminali che riguardano anche appartenenti ad apparati istituzionali che vengono stipulate in carcere. Considerate che il possibile pentito della strage di Brescia, Ermanno Buzzi, viene portato appositamente al carcere di Novara e appena arrivato trova lì Pierluigi Concutelli e Mario Tuti che lo assassinano. La stessa cosa avviene nei confronti di un esponente di Avanguardia Nazionale, Carmine Palladino, anch'egli assassinato in carcere da Pierluigi Concutelli. Avviene al carcere di Fossombrone una cosa sconvolgente: viene attivata una pseudo rivolta da parte dei detenuti. In realtà la rivolta è semplicemente un sipario che serve ad occultare un omicidio preventivato, l'omicidio di un personaggio che aveva fatto la storia delle relazioni fra le organizzazioni mafiose e i servizi di sicurezza, Gianni Chisena, un uomo che si era occupato anche dell'ingresso di Cosa Nostra in massoneria. Viene ucciso al carcere di Fossombrone e addirittura il processo, chiunque penserebbe che un delitto avvenuto in carcere, trova immediata soluzione da parte delle forze investigative e dell'autorità giudiziaria e l'immediata punizione dei responsabili. Ebbene, l'esito del processo per l'omicidio Chisena ci ha spiegato anche come sia difficile alle volte trovare i responsabili di omicidi che vengono fatti in carcere. Si arriva, come dicevo, agli anni 2003-2004 e sono anni in cui l'amministrazione penitenziaria è guidata dal dottor Giovanni Tinebra, che già era stato tristo protagonista nel 1992 e negli anni successivi come capo della procura di Caltanissetta, responsabile egli sicuramente di uno dei più gravi depistaggi
della storia giudiziaria d'Italia con la vicenda di Vincenzo Scarantino e con la falsa ricostruzione della vicenda della strage di Via D'Amelio. E insieme a lui, al DAP, a comandare il dipartimento ispettivo era un altro magistrato che era stato protagonista alla DDA di Caltanissetta, il dottor Salvatore Leopardi. Il SISDE in quegli anni era guidato da un personaggio molto famoso oggi, e cioè il generale Mario Mori. E a dirigere il settore criminalità organizzata del SISDE era un altro personaggio che giusto in quegli anni era già indagato insieme a Mario Mori per niente di meno il favoreggiamento di Bernardo Provenzano con la mancata cattura il 31 ottobre del 1995 a Mezzoiuso, fatto per il quale poi furono processati Mori e Obinu, divennero imputati e furono assolti con una formula che la dice lunga, perché il fatto non costituisce reato, cioè hanno commesso il favoreggiamento di Bernardo Provenzano, hanno commesso la mancata cattura di Bernardo Provenzano, ma lo hanno fatto senza dolo, non lo hanno fatto apposta. Questa è la sentenza emessa nel 2013 dal Tribunale di Palermo, poi confermata in Corte d'Appello e poi divenuta definitiva. Essendo queste le parti SISDE e DAP, a un certo punto avviene che l'autorità giudiziaria di Napoli, che stava svolgendo delle indagini per narcotraffico, scopre che un soggetto che in teoria doveva essere al carcere di Sulmona, quale detenuto, e che aveva avuto il permesso per recarsi in ospedale a trovare un congiunto in gravi situazioni, condizioni di salute, era invece a praticare probabilmente affari illeciti nel luogo di sua, diciamo, pregressa attività criminale. Si chiamava anche egli Cutolo, Antonio Cutolo, si disse che era un parente alla lontana di Raffaele Cutolo. Quando l'autorità, la procura di Napoli, mise gli occhi su Antonio Cutolo, che doveva essere detenuto a Sulmona e che invece nell'area campana operava, non si capisce bene a che titolo, i magistrati campani furono raggiunti dal direttore dell'ufficio ispettivo del DAP e da altri funzionari del DAP e anche da informazioni del SISDE, e appresero che Cutolo era una fonte informativa messa a disposizione del SISDE dal DAP. Ora, considerate una cosa: il DAP al suo interno e l'ufficio ispettivo ne ha la guida, ha la polizia giudiziaria. La polizia penitenziaria è fatta anche da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Bene, il capo di quella polizia giudiziaria, così dissero, aveva messo a disposizione del SISDE una fonte informativa, lasciando all'oscuro chi aveva l'obbligo di informare, e cioè l'autorità giudiziaria. Cosicché noi scoprimmo che il SISDE raccoglieva informazioni e da immaginare informazioni su attività criminali che però non raggiungevano l'autorità giudiziaria. Per quali fini è ben complicato comprenderlo. Questa vicenda portò a un processo che ha avuto uno svolgimento particolarmente sensazionale, perché finirono imputati sia funzionari del DAP in particolar modo e sia il direttore del carcere di Sulmona all'epoca, che oggi dirige il carcere di San Vittore. E in quel processo il
dottor Salvatore Leopardi, che fu il principale imputato, fu prosciolto solo per l'intervenuta prescrizione. Ma nel corso dell'istruttoria dibattimentale, un testimone, e cioè un appartenente al SISDE, chiamato a rendere dichiarazioni su quanto avvenuto, oppose il segreto di Stato. E quindi apprendemmo che il segreto di Stato fosse una cosa che riguardava attività completamente fuori dalla ogni previsione normativa, cioè l'illecito diventava coperto dal segreto di Stato. Noi immaginavamo che il segreto di Stato fosse una cosa nobile che serviva a tutelare l'interesse dello Stato in vicende particolari e per situazioni che naturalmente venivano praticate secondo legge. Invece, in quell'occasione, delle vicende che erano state completamente fuori dal perimetro normativo furono oggetto di opposizione del segreto di Stato. Questa condizione di semi-occultezza perché? Perché alla fine si scoprì che dei documenti un po' ambigui, difficili da definire, furono ritrovati. In particolar modo fu trovato un carteggio fra il dottor Leopardi e il SISDE. Per questo dicevo la dimensione di semi-occultezza. Negli anni successivi le relazioni del SISDE che fecero riferimento anche alle strutture carcerarie si spostarono in Sicilia, per l'appunto con un mafioso, Sergio Flamia, un mafioso dell'area di Bagheria, area di Bagheria che era al gruppo mafioso operante in quella zona, era forse il gruppo più, mi viene da dire che infiltrato e forse erroneo, era quello con un'alleanza più salda con il SISDE. Addirittura un capo mafia come Nicola Eucaliptus aveva un figlio, anch'egli associato alla stessa organizzazione mafiosa, che teneva relazioni con il SISDE. Non si sarebbero mai conosciute, il SISDE non ne aveva messo a conoscenza nessuno, se non fossero state involontariamente confessate dal figlio di Nicola Eucaliptus in alcune intercettazioni. Nicola Eucaliptus in quegli anni, siamo nel primo quinquennio, nel primo lustro degli anni 2000, era il suocero di Onofrio Monreale, altro importante mafioso di quella zona, ma il ruolo di Onofrio Monreale era fondamentale in quel momento perché cosa? Per la latitanza di Bernardo Provenzano. Onofrio Monreale era l'autista degli spostamenti di Bernardo Provenzano. E così apprendemmo che il cognato del referente, del corrispondente, dell'uomo in relazione con il SISDE, si occupava degli spostamenti della latitanza di Bernardo Provenzano. Dobbiamo prendere atto che il canale comunicativo evidentemente verso il SISDE era molto depresso, molto, molto poco produttivo, visto che si sarebbe potuti arrivare addirittura a poter seguire direttamente gli spostamenti di Bernardo Provenzano. Queste informazioni non arrivarono, ne arrivarono altre attraverso Sergio Flamia, il quale riferì all'autorità giudiziaria di aver mantenuto stipendiato rapporti con il SISDE per lunghi anni e di averli proseguiti anche al momento in cui egli fu detenuto al carcere Pagliarelli di Palermo, e riferì all'autorità giudiziaria di essere stato a colloquio con esponenti del SISDE che
in quella struttura penitenziaria si presentavano in qualità di avvocati. Questa fu la dichiarazione di Sergio Flamia. La cosa ebbe un particolare rilievo proprio in relazione al processo di cui parlavamo prima, quello per la mancata cattura di Bernardo Provenzano a carico di Mario Mori e Mauro Obinu, perché a un certo punto, anche sulle testate, sugli organi di informazione, si lesse che stava per arrivare un pentito che avrebbe smentito le confidenze fondamentali che aveva fatto fino al momento della sua morte, avvenuta il 10 maggio 1996, il boss mafioso Luigi Ilardo, che aveva consentito al ROS di arrivare davanti al casolare di Mezzoiuso nel quale si svolgeva un summit il 31 ottobre del 1995, ma in quell'occasione il ROS non volle fare l'intervento per catturare il più grosso latitante di quel momento. Si disse che Flamia avrebbe smentito Luigi Ilardo e qualcuno pure ebbe a manifestare molta gioia per la possibile evenienza che poi in realtà non si verificò. Lo stesso Flamia rese dichiarazioni che sostanzialmente nulla aggiunsero su quanto di importante invece aveva riferito il mafioso Luigi Ilardo al colonnello Riccio. A quel punto la vicenda venne oggetto di inchiesta, come dicevi Alessandra, del Copasir e della Commissione parlamentare antimafia. A leggere le parole del Copasir davvero vengono i brividi, perché spiega come due coppie di persone, di rappresentanti istituzionali, e vengono fatti i nomi, e cioè Giovanni Tinebre e Salvatore Leopardi per il DAP, Mario Mori e Mauro Obinu per il SISDE, avevano organizzato una iniziativa familistica fuori da ogni previsione normativa, come un gruppo lobbistico di non si capisce bene che natura. Voglio segnalare che si tratta dello stesso ufficio, o meglio, degli uomini che fino a qualche anno prima erano stati nello stesso ufficio di DDA di Caltanissetta, che era stata la sponda del generale Mori e del colonnello Obinu per contrastare le attività della DDA di Palermo proprio sulle confidenze del mafioso Ilardo al colonnello Riccio. Addirittura, se non ricordo male, nei primi giorni del novembre 1995 la DDA di Caltanissetta fu fatto pervenire, non si sa da quale manina, una lettera anonima che segnalava che Luigi Ilardo aveva ripreso il controllo dell'organizzazione mafiosa. Venne indicato come il soggetto che stava per comandare in quel momento la mafia nella Sicilia orientale e quindi andava fermato. Era il momento in cui Luigi Ilardo stava consentendo la cattura di numerosissimi latitanti di Cosa Nostra e furono attivate delle indagini da parte del procuratore Tinebra su Ilardo, cioè colui che voleva fare catturare Provenzano, e se non ricordo male il fascicolo su quella denuncia anonima era stato assegnato proprio al dottor Salvatore Leopardi. Questo per dire che alla fine poi alle volte i nomi tornano. Certo è che fu organizzata una struttura sostanzialmente clandestina fra DAP e AISI per le attività di cui ho detto. Ciò ottenne una modifica, almeno di forma, e già forse questo è qualche cosa, nel giugno del 2010, allorché ufficialmente, anche se questo documento è sconosciuto perfino al nostro Parlamento, il Servizio di Sicurezza Civile, e cioè l'ex SISDE, ora denominato AISI, e il DAP stipularono una convenzione, cioè un contratto. Dissero di farlo sulla scorta della legge di riforma dei servizi di sicurezza del 2007. Io non so se sia stata una, diciamo,
valutazione corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, però lo fecero. E questo accordo consisteva, secondo quanto fu riferito in sede parlamentare, nella disponibilità dell'amministrazione penitenziaria al servizio di sicurezza di fornire informazioni su detenuti, e in particolar modo si parlò di detenuti al 41 bis. Uno di questi è un detenuto in quel momento, oggi è un mafioso libero, però molto importante per le vicende che vanno a cavallo fra criminalità organizzata e deviazioni istituzionali, il barcellonese Rosario Cattafi, perché abbiamo appreso dagli organi di informazione che l'unico detenuto in qualità di esponente di Cosa Nostra, al quale venne applicata la convenzione fra AISI e DAP, fu per l'appunto miracolosamente Rosario Cattafi. Naturalmente anche i tempi alle volte hanno la loro importanza e sembrerebbe che la stipula della convenzione su Cattafi, dell'accordo fra AISI e DAP su Cattafi, anticipò di pochi giorni le dichiarazioni spudoratamente false che dal 28 settembre 2012 Rosario Cattafi fece sulla trattativa, ammannendo all'autorità giudiziaria una pletora di bufale per evitare di raccontare il ruolo che egli aveva avuto nel biennio stragista e trattativista. Queste questioni riguardano il 41 bis anche. Il protocollo, la convenzione applicata a Cattafi riguardava soggetti al 41 bis. Mi permetto di aggiungere una cosa al quanto detto benissimo, come sempre, da Giovanni Spinosa. La principale ragione del 41 bis è l'impermeabilità. Il detenuto mafioso deve essere, poiché continua a essere mafioso anche in carcere, come ben diceva Giovanni Spinosa, deve essere impossibilitato a poter continuare a comandare dal carcere. A quello serve il 41 bis. L'idea di Giovanni Falcone nacque proprio così, per impedire che fossero ordini criminali dal carcere, che è una cosa naturalmente alla storia di Umberto Mormile. L'omicidio è stato ordinato dal carcere dopo contatti fra il detenuto Domenico Papalia e esponenti dei servizi segreti. Cosa accade? Accade che in realtà la applicazione del 41 bis ha dei buchi madornali, perché io ho scoperto documentalmente che non solo la impermeabilità nei messaggi verso l'esterno è una cosa che alle volte ha subito probabilmente qualche defiance, ma io ho scoperto che non esiste neanche l'impermeabilità nelle comunicazioni fra i più importanti capi mafia che possono tenere corrispondenza epistolare fra di loro, addirittura da una struttura al 41 bis a un'altra struttura di 41 bis. Come l'ho scoperto? È dato, diciamo, inedito all'opinione pubblica. Come è quasi inedito all'opinione pubblica un processo che si svolge a Reggio Calabria a carico di un magistrato, il dottor Olindo Canali, che è imputato per corruzione in atti giudiziari con l'aggravante di mafia. In quel processo al dottor Canali, che è imputato insieme al capo mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Gullotti, cioè il mandante dell'omicidio del giornalista Beppe Alfano, e il collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico, al dottor Canali sono imputati due episodi di corruzione. Uno riguarda la assoluzione fatta avere, secondo l'ipotesi d'accusa, a due imputati, fra cui proprio Carmelo D'Amico, di un triplice omicidio avvenuto a Barcellona nel 1993,
Il secondo episodio contestato al dottor Canali è addirittura di essersi adoperato dietro pagamento o dietro accordo di pagamento in favore del boss Gullotti, da un lato per risolvergli un giudizio d'appello del processo Mare Nostrum e dall'altro per fargli ottenere la revisione del omicidio Alfano. Per coincidenza, in questo momento il giudizio di revisione sull'omicidio di Alfano nei confronti di Gullotti è stato avviato innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. E quindi Gullotti, da un lato, è imputato di corruzione del dottor Canali per ottenere quella revisione, dall'altro è imputato in sede di giudizio di revisione che intanto ha cominciato a ottenere. La DDA di Reggio Calabria ha sequestrato la corrispondenza che nel 2008 Giuseppe Gullotti ebbe mentre si trovava detenuto al carcere di Cuneo, perché cercava di trovare della corrispondenza con la sorella, nella quale, secondo le dichiarazioni di Carmelo D'Amico, c'erano state le indicazioni con cui Gullotti dal carcere aveva ordinato i pagamenti al dottor Canali al momento in cui l'ufficiale pagatore era deceduto. E nel sequestrare la corrispondenza, la DDA di Reggio Calabria ha trovato anche delle cose sconcertanti. Ce le ho qui davanti. Lettera di Giuseppe Gullotti, detenuto al 41 bis a Cuneo, a un tal signor Giuseppe Graviano, che in quel momento era residente a Milano Opera. E il 9 dicembre del 2008 Giuseppe Gullotti, oltre ad augurare per il prossimo anno nuovo che sia messaggero di buone novelle, immagino che non fosse novellistica, aggiungeva, concludeva con l'inviargli un calorosissimo abbraccio, ricordandoti sempre con tanta stima e profonda amicizia. Domenico Pavalia scrive al signor dottor Giuseppe Gullotti il 18 marzo del 2008. E addirittura Domenico Papalia, cioè il mandante dell'omicidio di Umberto Mormile, dice a Giuseppe Gullotti: vi prego di salutare i paesani e coloro che ho lasciato e sono ancora lì. Da qui, cioè dall'istituto detentivo nel quale era Domenico Papalia, che essendo uno molto amico dei servizi di sicurezza non era al 41 bis, perché era al carcere di Carinola, da qui, cioè dal carcere di Carinola, vi saluta Attinà, che era un 'ndranghetista detenuto, e paesani. Ora capite bene che quando dei detenuti, tra l'altro uno al 41 bis, mandano saluti di paesani, non si parla del barbiere del paese o della cassiera del supermercato del paese, ma si tratta di soggetti che sono al 41 bis in quanto capi mafia. Lettera del ...9 dicembre del 2008, del boss Domenico Paviglianiti, che scrive dal 41 bis di Ascoli Piceno al 41 bis di Cuneo Gullotti: vi prego di salutarmi i miei paesani e di fargli gli auguri da parte mia. Qui vi salutano i vostri compaesani. Cioè, c'era qualche barcellonese capomafia al 41 bis al carcere di Ascoli, e così Gullotti ha potuto ricevere quei saluti. Occhio, stiamo parlando di capimafia, stiamo parlando di soggetti che si muovono all'interno di organizzazioni dentro le quali alle volte ci sono delle situazioni di crisi. Quando nascono guerre di mafia è perché degli ex associati diventano nemici. Questo è un modo di mantenere
le relazioni interne alle organizzazioni mafiose, cioè queste comunicazioni sono corpo di reato di 416 bis. Francesco Sergi, altro importante ndranghetista, si trovava anch'egli al 41 bis al carcere di Ascoli Piceno e comunica a Giuseppe Gullotti che quando sono arrivato qui vi ho scritto una cartolina che voi mi avete risposto con una lettera, poi io ho risposto alla vostra lettera e non ho avuto più risposta, perciò sono sicuro che o la mia o la vostra si è persa e come con voi mi è successo con tanti altri che gli ho scritto e non ho avuto mai risposta. Possiamo almeno dubitare che questo sia anche un messaggio un po' criptico e possiamo dire che è una cosa scandalosa che capi mafia al 41 bis si mandino questi messaggi, tanto più che poi Sergi, il boss, scrive a Gullotti: da qui vi saluta tanto Peppino, che immagino non sia un congiunto di Gullotti, ma sia un compagno di detenzione di Francesco Sergi, cioè un altro capo mafia, e altri conoscenti. Vi prego di salutare tutti i miei corregionali e tutte le persone che ritenete opportuno. Cioè, manteniamo le alleanze. Si conclude con un altro scambio, la risposta di Gullotti a Sergi, che gli dice: vi prego di salutarmi Salvatore e lo zio Peppino, che non è propriamente lo zio di Giuseppe Gullotti, che non ha zii al 41 bis, e di fargli gli auguri da parte mia. Vedete, questi documenti dimostrano come nell'anno 2008 capi mafia, fra cui Graviano, Gullotti, Papalia, Sergi, Paviglianiti, riuscivano a fare comunicazioni fra di loro all'interno del 41 bis. Altro che impermeabilità rispetto all'esterno. Qui quasi quasi veniva più facile ai capi mafia comunicare fra di loro dentro le carceri piuttosto che fuori. Questo è il motivo per cui io un po' mi innervosisco e chiedo scusa quando leggo delle presunte polemiche sul 41 bis, le presunte polemiche fra garantisti e giustizialisti, le presunte polemiche sulle scarcerazioni. In questo periodo di pandemia si sono verificati, ci sono stati dei provvedimenti di scarcerazione assunti fuori dai casi previsti dalla legge. Questo è ciò che è avvenuto e ne hanno beneficiato non dei piccoli spacciatori di droghe leggere, non dei soggetti di nessuna pericolosità, ma ne hanno usufruito mafiosi in servizio permanente effettivo. Guardate che tanto questo è avvenuto che a distanza di 15 giorni è già avvenuto che gli stessi giudici, tribunali di sorveglianza e magistrati di sorveglianza che avevano emesso quei provvedimenti di scarcerazione li hanno ritirati, sicuramente grazie a un miglior funzionamento della situazione del DAP, ma in alcuni casi non c'era stato alcun disservizio da parte del DAP, avevano fatto tutto i magistrati di sorveglianza. Ci sono molte lacune, molti buchi neri sul 41 bis in Italia. Voi vi chiederete, ma com'è possibile quello scambio epistolare? Beh, la legge prevede che il magistrato di sorveglianza curi la censura nella corrispondenza dei detenuti al 41 bis. Puntualmente ogni magistrato di sorveglianza delega il proprio potere di censura al direttore della struttura penitenziaria e puntualmente il direttore della struttura penitenziaria si premura di delegarlo a qualche esponente del corpo della polizia penitenziaria. Noi abbiamo certezza che nel 2008 a Cuneo nessuna di queste comunicazioni, perché così risulta dal fascicolo, fu impedita. Quindi tutte quelle comunicazioni arrivarono sicuramente a destinazione. Nel giorno in cui si ricorda Giovanni Falcone,
Parlare del 41 bis mi sembra la cosa più appropriata e serve anche a dimostrare la insulsa retorica e la riprovevole ipocrisia con cui ancora oggi, ancora in queste ore, in questi secondi, alcuni ricordano Giovanni Falcone. Grazie.